Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene e si vedano le diapositive. Mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori per aver voluto invitare anche quest'anno l'ASL Roma 4 e il nostro servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro a portare la nostra esperienza nell'ambito di questo tema. È così ampio e variegato. E in continuità con i relatori che mi hanno preceduto, io vorrei brevemente illustrare perché nel settore agricolo, così come in tutti gli ambiti in cui si lavora all'aperto, è importante implementare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori tenendo conto delle insidie che provengono, che sono determinate dal cambiamento climatico. E ora è noto che il cambiamento climatico è foriero da un lato di infortuni e dall'altro di malattie. Delle malattie, ne ha parlato di una parte delle malattie direttamente connesse al cambiamento climatico, ne ha parlato la collega precedentemente. Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, c'è questo bellissimo studio recente di Marinaccio, dal quale si dimostra evidentemente che sia il caldo estremo sia il freddo estremo sono cause dirette barra indirette di infortuni sul lavoro. E questi infortuni riguardano un po' tutti i comparti ove si opera all'aperto o comunque ove si opera a contatto con microclima estremo e anche nel settore industriale, come vedete dalla tabella. Ma naturalmente il cambiamento climatico è anche alla base dei rischi per la salute dei lavoratori e non solo dei rischi per la sicurezza. Determinanti sono l'aumento del livello di inquinamento atmosferico, l'esposizione alle radiazioni solari, l'interazione fra inquinamento e esposizione ad agenti occupazionali e, come si è detto prima, ad agenti biologici. I suddetti effetti sono naturalmente particolarmente preoccupanti per i lavoratori che operano outdoor. Ne consegue per i lavoratori che operano nel comparto dell'agricoltura, l'incremento del rischio di sviluppare colpo di sole e colpo di calore, congelamento, assideramento, eventi cerebro e cardiovascolari acuti, riduzione della competenza del sistema immunitario. Sono tutti effetti direttamente indotti dalle alte o dalle basse temperature. Inoltre, gli effetti del clima determinano una maggiore suscettibilità dei lavoratori a sviluppare tumori della pelle, tumori del polmone, malattie infettive, allergiche e irritative del polmone. Condizionano un poco il rischio variabili ambientali organizzative, l'ambiente di lavoro, il lavoro all'aperto, in serra, nelle stalle, via discorrendo, la durata del turno di lavoro, che è una variabile troppo spesso sottovalutata, la possibilità di accesso alle pause. Incidono non poco anche variabili individuali come l'età, e qui nel comparto di cui ci stiamo occupando, l'età rappresenta un fattore assai rilevante, visto che l'età media dei lavoratori agricoli è molto elevata e l'età media di coloro che si infortunano e che si infortunano gravemente è particolarmente elevata, le differenze di genere, la provenienza da altri paesi e, ultima ma non meno rilevante, la posizione contrattuale del lavoratore. E allora, cosa è necessario fare per far fronte a questo nuovo rischio, a questo rischio ormai diciamo ultra emergente? È necessario che il datore di lavoro e l'RSPP, in collaborazione col medico competente, aggiorni la valutazione del rischio
e le relative misure di prevenzione. Adeguino gli interventi formativi e addestrativi dei lavoratori e IDP necessari. Aggiornino le misure di gestione dell'emergenza del primo soccorso, potenzino ed aggiornino gli interventi di promozione della salute. Il dottor Muscarella ci diceva prima quanto, diciamo così, le violazioni riscontrate in questo comparto attengono proprio a questi ambiti. È necessario anche che il medico competente integri il protocollo di sorveglianza sanitaria, rendendolo aderente alle necessità imposte dai rischi emergenti, infortunistici e tecnopatici di nuova valutazione. Rendere il protocollo di sorveglianza sanitaria aderente alle necessità ha lo scopo naturalmente di prevenire le malattie professionali attraverso l'intervento tipico della medicina occupazionale, che è l'intervento di prevenzione secondaria, ma anche quello di prevenire gli infortuni sul lavoro e di promuovere la salute dei lavoratori. Quindi diciamo che nell'affrontare questo particolare fattore di rischio, entrambi, diciamo, gli interventi di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria sono insiti nella sorveglianza sanitaria, pur nascendo la sorveglianza sanitaria come intervento di screening e quindi solo di prevenzione secondaria. La prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro passa naturalmente nella prevenzione di questo rischio attraverso un attento studio delle condizioni generali e di nutrizione del lavoratore. Questo è cruciale, è fondamentale perché le compromesse condizioni di salute sono una porta aperta, diciamo, agli effetti nocivi dell'esposizione alle alte e le basse temperature. Naturalmente poi anche uno studio accurato degli organi bersaglio anche in relazione ai possibili effetti del cambiamento climatico. Su questi non mi dilungo visto che ne abbiamo parlato. Particolare attenzione andrà posta ai lavoratori fragili. Questo per evitare, per l'appunto, che possano operare in condizioni, diciamo così, microclimatiche estreme, senza le precauzioni necessarie, soggetti particolarmente suscettibili al rischio. E, ultimo, ma non meno rilevante, è naturalmente tra gli obiettivi della sorveglianza sanitaria finalizzata a prevenire gli effetti delle temperature estreme, sono gli interventi di promozione della salute. Interventi di promozione della salute finalizzati non solo a evitare comportamenti insalubri, ma anche a promuovere un'adeguata educazione alimentare. I lavoratori agricoli sono assai spesso gravati da carente o inappropriato apporto alimentare, l'idratazione, e a convincere i lavoratori dell'importanza della fruizione adeguata del riposo con rispetto del ritmo sonno-veglia. Indicazioni utili sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono riportate nella norma UNIEN ISO 12894, e qui questa norma ci dice quali lavoratori sono a rischio e quindi quali debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Coloro che operano con temperature inferiori a 0 gradi centigradi e con indice WBGT superiore a 25. Nei quali appunto situazioni nelle quali il corpo aumenta perdite, aumenti considerevoli di calore, fermo restando che potrebbe essere necessario fare valutazioni più dettagliate anche in relazione al tipo di lavoro svolto, attività fisica e il vestiario indossato. Chi fa la sorveglianza sanitaria la fa il medico competente, la fa il medico competente nominato dal datore di lavoro, essa è obbligatoria per i lavoratori dipendenti o equiparati, è ahimè facoltativa per gli autonomi, i soci di società semplici, i coltivatori diretti del fondo e per i lavoratori stagionali che svolgono un piccolo numero di giornate di lavoro, che non svolgono attività a rischio. La sorveglianza può essere anche seguita dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Allora, diciamo qualche breve cenno normativo dal quale si evince con chiarezza cristallina che la prevenzione dei rischi riconducibili al microclima è prevista anche nel decreto legislativo 81 del 2008. Stiamo parlando del capo 1 del titolo 8 relativamente alle disposizioni generali, che all'articolo 180 nel campo d'applicazione cita espressamente il microclima. E vedete che tra gli adempimenti del datore di lavoro v'è anche, oltre appunto agli interventi di prevenzione primaria come la valutazione dei rischi e tutto il resto, anche la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Nell'ambito della valutazione, tutti i rischi devono essere oggetto di valutazione e la valutazione deve avere una cadenza almeno quadriennale e deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta. E allora, questo nuovo mondo nel quale stiamo vivendo è mutato ampiamente ed è di per sé un motivo per introdurre all'interno dei documenti di valutazione del rischio, le misure di prevenzione da prendere nei lunghi e intensi periodi di caldo estremo e di freddo estremo che ormai in tutta la penisola ci stiamo abituando a vivere. Il datore di lavoro dovrà poi intervenire con disposizioni mirate a eliminare tutti i rischi e all'articolo 183 vedete come è bene, diciamo, sottolineata l'attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili, in particolare alle donne in stato di gravidanza e ai minori. L'informazione e la formazione dei lavoratori attiene all'articolo 184 e evidentemente questo è un tema, quello della protezione, contro il caldo estremo e contro il freddo estremo. Che è, diciamo così, governabile in modo efficace da interventi mirati di formazione dei lavoratori. E infine, vedete, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti fisici e quindi anche agli effetti del microclima prevista dall'articolo 185 del decreto legislativo 81-2008, sorveglianza sanitaria che se poi mostra alterazioni apprezzabili dello stato di salute dei lavoratori dovrà indurre il datore di lavoro a eseguire una nuova valutazione del rischio. Ecco qui sono nella parte conclusiva del mio intervento, due slide sulle attività del nostro servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL Roma 4 per sensibilizzare lavoratori e imprese a come difendersi dalle alte temperature. Abbiamo prodotto una brochure informativa e degli interventi formativi e informativi. La brochure è riportata sul sito. E poi abbiamo pubblicato un commentario sul giornale italiano di Psicologia e Medicina del Lavoro, che è qui liberamente, diciamo, scaricabile da internet, nel quale sono riportati tutti gli interventi svolti. Con questo vi ringrazio.